Allora, noi in questo periodo stiamo lavorando su due temi principali. Quello più vicino è quello del Pride, che ci sarà questo sabato a Milano, dove noi parteciperemo come realtà non solo ambientalista, ma anche come realtà decoloniale, nel senso parteciperemo insieme ai gruppi che lottano per la liberazione per la Palestina, ai gruppi antirazzisti e ai gruppi che lottano per i diritti all'immigrazione e dei migranti. L'obiettivo, il Pride è sempre un evento molto bello, è un evento che rappresenta tanto per la comunità LGBTQ, però è anche un evento che è stato un po' appropriato dalle aziende, nel senso se si va al Pride è più comune vedere magari rispetto a qualche anno fa un carro della Coca-Cola che non è che copre un po', nasconde un po' il vero spirito del Pride, che è quello di liberazione collettiva. E liberazione collettiva non può essere scisso dal tema ambientale, non può essere scisso dai diritti dei migranti, non può essere scisso dal tema palestinese. E il nostro obiettivo è appunto portare quelle voci nel Pride, perché è importante che i due argomenti non siano scissi tra loro, non siano divisi.